Hey, look at this guy! Guarda questo qua, Gianmarco, cazzo! E mangiamo questa pizzona. Beh. Siamo insieme per la prima volta in quanto tempo? 2 anni tipo. No, il mio matrimonio. Tre anni. 对啊，几天我们一起去那个上课。Yeah，对了，所以啊，可是我们的中文越来越退步了，所以我们就忘记了就好了。OK，我也，越来越差。Lo vuoi fare tu il saluto iniziale come lo fai tu sempre? Cazzo. È stato un po' di tempo che non ce l'ho fatto. Uè, sozzi. Beh, siete su Arnaldo Panza. Grande Jean-Marc. Jean-Marc è un amico molto molto speciale perché è l'unica persona con cui praticamente posso parlare di tutte le mie amicizie, tutte le lingue che parlo. Per esempio il francese. On peut parler en français aussi? On peut parler en français aussi. Et tu te moques souvent de moi parce que j'ai pas un accent québécois. Voilà, j'ai un accent européen. Très européen. Très européen. On dit que j'ai un accent belge, si j'en abuse. Je dirais, garde pour moi, les Français, les Belges, c'est quasiment la même chose. Aïe, faut pas dire ça. À part des numéros. Mais c'est pas les Belges qui disent 90. Ah ouais, c'est vrai. Oui, les Belges, ils disent 70 et 90. En Suisse, on dit 80 aussi. Ils disent 80. Oui, mais que en Suisse. Et après, anglais. On peut parler anglais. Of course. We can speak English. And I mean, it's quite interesting because English is usually our lingua franca, right? I would say so, yeah. Yeah. I mean, we're both comfortable with English. I need to speak more Italian is what I need to be doing. Yeah, that's true. I mean, we're going to speak Italian. And also, I did tell you that earlier on, but I have quite a few colleagues from Spanish-speaking countries. So, io apprendi un poco di spagnolo. Sì, ya mi di cuenta. Però il mio spagnolo è catastrofico. Mi grammatica è muy mala, però quiero aprendere. Compré un libro di grammatica spagnola. Creo que es factible, asible, come potesse dire in spagnolo? Feasible. Ah, pues yo creo que es posible. Es posible hacerlo. Y para mí el español, yo lo aprendí cuando era muy chiquito. Sí. Y se me hizo muy... Y yo aprendí el español antes que aprendí el italiano. Entonces me hizo más fácil ya aprender el italiano. Yo creo que te vas a México o cualquier país en Latinoamérica por 2 meses, ya estás. Tengo muy amigos en Venezuela y en Uruguay. El slang de Uruguay es loco. Los uruguayos son muy buena onda. Te voy a presentar a mi vecino que es de Argentina, de hecho. Ah, bueno. El español de Argentina es muy similar al italiano. Al italiano, sí. Ellos no dicen trabajo, ellos dicen laburo. Mm-hmm. Sí. Tipo lavoro, porque ci sono tantissimi italiani che sono immigrati lì. Sí. Insomma, mi viene da dire zozzi perché quando ero a Taiwan, quando eravamo coinquilini a Taiwan, dicevo zozzi. Però sì, con Jean-Marc, merda, l'amico delle avventure, l'amico che mi ha detto, oh, vieni a Taiwan che è divertente, vieni a imparare il cinese, e poi siamo finiti ad essere coinquilini e ci siamo beccati a Forlì, ti ricordi? Infatti, tanti anni fa, adesso, dai, quanti anni fa che sono stato a Forlì? 10 anni? No. 8. Oddio, sono quasi 10. Quasi 10, infatti. Siamo fatti vecchi. Però ecco, l'argomento di cui voglio parlare non è fare reminiscenza della nostra amicizia, che è anche figo. Jean-Marc è una persona che mi capisce anche in una cosa molto importante, cioè l'importanza di fare le cose. In inglese si dice half-assed. Infatti, cioè, perfetto. In italiano half-assed si tradurrebbe a mezzo culo. No. Mezzo culo, sì. Demi-cul. Come dire? Demi-cul. Ça fonctionne pas in italiano, sì, a mezzo culo. Neanche in italiano. No, dai. In italiano si direbbe a cazzo di cane. Perché, boh, no, qual è la tua esperienza? Tu ti butti, io lo dico sempre, ma dimmi un po', qual è la tua esperienza con le lingue? Allora, senti, cioè, quando... Allora, sono nato in Canada, sono cresciuto lì e ho imparato l'inglese e il francese perché avevo una mamma che parlava inglese e poi un padre che parlava francese. E poi ho fatto in Canada, puoi scegliere di andare a una scuola tipo dove si insegna in francese o in inglese. I miei genitori mi hanno messo un liceo, una scuola francese, diciamo. Okay.
Allora, tu sei quebecchese però in realtà. Boh, infatti non esattamente. Io sono nato nella zona della capitale nazionale. A Ottawa. Ottawa, sì, sono nato e cresciuto lì, che è proprio sulla frontiera con il Quebec. La famiglia del mio padre, loro sono di Montreal. Boh, la mia nonna è di Montreal. Ok. E lei è proprio quebecchese, ma io sono nato sul lato di Ontario. Mm-hmm. Allora, per esempio, Ottawa, penso che una città è molto più inglese. Per esempio, nelle strade si parla inglese e tutto, ma perché c'è il governo canadese, se vuoi trovare un lavoro e tutto questo, è molto importante parlare francese e inglese. Ah, ho capito. Esatto. Quindi è una città un po' amministrativa, quindi se parli tutte e due... Esatto, okay. Esatto. E quindi l'idea era, mandiamo sto figlio a fare francese, così... Imparò a parlare francese bene. Uh-huh. E boh, ho imparato. E poi, cioè, a scuola parlavo francese, forse a casa un po', e poi sulle strade e con la mia mamma in inglese. Uh-huh. Ma la prima lingua che ho imparato, tipo così, che mi hanno buttato un po' così, era quando avevo 12 anni, che mi hanno inviato in Messico. E questa è un'altra storia che non abbiamo tempo, tipo perché. Ma ho fatto uno scambio quando avevo 12 anni. Uh-huh. E sono andato a una città proprio piccolina che si chiama Tepic, che è una città vicino a Puerto Vallarta, che è una città un po' più grande, che ci sono delle spiagge così. Mi hanno buttato lì, non parlavo niente dello spagnolo. E boh, mi hanno messo una scuola messicana. Ti posso dire che per i primi 2-3 mesi non ho capito né un cazzo. Proprio niente. Forse era proprio così, avevo 12 anni. Sono arrivato e poi sono andato per le mie prime classi. Tipo la mia prima settimana, avevo 12 anni. E mi ricordo di questo momento dove ero lì. E tipo ho visto un'amica, cioè vicino da me, e aveva, non lo so, tipo un libro rosso, e mi sono detto, ok, prendo il libro rosso anch'io. Boh, storia, ah, ok, history class, ci siamo. E ho fatto degli amici, e una roba che davvero ho imparato, che se tu hai degli amici, che sono davvero amici, se fanno delle amicizie senza parlare la stessa lingua, capito? E se tu hai amici... che per me, che non parlavano inglese o francese, per forza devi imparare a parlare, cioè, la lingua. Era un po' così che ho imparato lo spagnolo, perché, cioè, non potevo, no, cioè, non c'era nessuno che parlava inglese, dai. Quindi, cioè, proprio buttato lì, tipo, vai. Sì. È un approccio molto diverso da quello che vedo rispetto alla gente che mi scrive, tipo, ah, Arnaldo, ho studiato per anni la grammatica dell'inglese, ma non le imparo, come faccio? Ma hai mai provato a parlare con qualcuno? No, mi vergogno. Non è che biasimo chi è che mi fa queste domande. È che trovo strano che nel nostro sistema scolastico si incoraggia tanto la teoria e per niente il fatto che, ok, vai e parla e... fai le figure di merda. Sempre per me è la migliore maniera di imparare una lingua. Sì. Vai lì e devi solo parlare o provare di parlare, capito? Ma forse anche al di là delle lingue, cioè proprio learn by doing, but everything. You have to learn by doing. Yeah, just... E questa è una roba che io ho pensato, perché quando dopo di fare un anno in Messico, parecchi anni dopo di questa esperienza, sono arrivato all'università, che mi sono trasferito a Montreal, e ho deciso che volevo imparare l'italiano, perché i miei nonni erano immigrati italiani, che sono venuti, cioè, erano immigranti dal Molise. Pure sta cosa, sì, cioè, sì, ragazzi, sì. Non ci posso... Quando l'ho scoperto, tipo, io c'ho i nonni a Castel Petroso, ma sì. Che cazzo dici, Giamma? E loro sono ancora lì, i miei cugini, che sono davvero gentilissimi, che mi hanno mostrato il Molise, che mi hanno portato in viaggi... gentilissimi. Io mi sono detto, dai, volevo imparare l'italiano, e anche perché ho un passaporto italiano, per quello dei miei nonni. E boh, ho cominciato, cioè, con una classe all'università, tipo così, ho preso Italian for beginners, proprio così, ho cominciato così. Oddio. E ero pessimo. Io sono una di queste persone che non sono buono per la grammatica, non sono buonissimo per scrivere, anche di più, io non imparo delle lingue quando sono in una classe tipo così. Ma la roba che mi ha aiutato era avere una base, capito? Certo, andare con lo spagnolo, no? Esatto. Quando ho fatto un anno e mezzo,
cioè mezzo di, sì, era un anno e mezzo, cioè anno e mezzo di italiano, mm-hmm. mi sono detto, boh, volevo fare la stessa roba, ma in Italia. Allora, ma questa volta che sono arrivato a Forlì, almeno potevo leggere alcune cose, parlavo un po'. E poi mi sono trovato dei coinquilini italiani. Lì tutta la combriccola. Esatto. Di gentaccia. Infatti. E boh, ho fatto dei grandi amici italiani, tipo come tu. ma cioè, davvero, le persone che mi hanno aiutato di più a imparare l'italiano erano i miei amici che non parlavano inglese. Perché ci siamo. Cioè, ho fatto questi amici in italiano e fino oggi parliamo in italiano perché abbiamo fatto questa amicizia in italiano e poi ho vissuto una parte della mia vita in italiano. Bello, molto bello, cazzo. Il filo rosso, insomma, che ci accomuna tutto è il fatto di fare le cose learn by doing, quindi prima ti butti e impari, poi cioè lo fai e impari, e poi la lingua come strumento per fare altro, nel tuo caso per farsi degli amici. Per me con l'inglese è stato, mi piacevano i videogiochi, mi piacevano i film, mi piaceva internet, se imparavo l'inglese vedevo più cose belle, fine. Poi se imparavo l'inglese parlavo con più persone interessanti, eccetera, eccetera. Stessa cosa col cinese, madonna, il cinese a Taiwan, wow. Essere dei white guys. Cioè, tipo, quando parli cinese e sei occidentale, tipo... Oddio! È assurdo. Jean-Marc, qua sì. Si sta facendo buio, quindi ci dobbiamo salutare. Noi stiamo bevendo succo di albicocca, vero? Vero. Succo di albicocca, certo. Ottimo, americano. E vi salutiamo. Jean, grazie ancora. Grazie a te. È sempre bello averti qui sugli schermi, prima di Barbaroffa, poi Arnaldo Pangia, però... però ecco... Dai, raccontaci una barzelletta... In francese. Io? Dai, una barzelletta, fatela venire in mente. Allora. Il y a trois personnes qui rentrent dans un bar. Mm-hmm. Un japonais, un canadien et un américain.